È tornata dopo anni a causa del Covid in forma completa la tradizionale festa di Sant'Antonio Abate, organizzata dall'Associazione Culturale Teramo Nostra in collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria, l'Istituto Zooprofilattico e con il patrocinio del Comune di Teramo. Dopo la versione online dello scorso anno, la benedizione è tornata finalmente in presenza con una grande partecipazione. Noi ci teniamo tantissimo come Teramo Nostra a tramandare la nostra memoria, come hai detto tu, per i nostri giovani, i bambini, perché se li teniamo chiusi dentro le scuole, io dico, le scuole devono anche vivere la città, vivere la propria memoria e la propria tradizione. E questo è lo sforzo che l'Associazione Culturale Teramo Nostra fa da tantissimi anni. Con la benedizione degli animali, l'associazione Teramo Nostra ha riproposto quell'antico legame tra il mondo rurale e il culto di Sant'Antonio Abate, riconosciuto come vero e proprio protettore degli animali. Nelle stalle del territorio, infatti, è sempre presente un quadretto con l'immagine del santo con il maiale ai suoi piedi. Quando andavamo nelle campagne, nelle stalle, c'era lì all'ingresso la figura di Sant'Antonio che proteggeva tutta la stalla perché era un bene primario dei contadini. Quindi questa tradizione, diciamo, atavica, arcaica, è servita a farci portare la nostra memoria. Il 17 gennaio è difficile che faccia bel tempo, però diciamo. Le persone amano tantissimo questa ricorrenza perché, ripeto, una volta serviva a tutelare gli animali da lavoro, oggi serve a tutelare gli animali da compagnia perché non ci sono più come una volta le stalle, anzi sono le stalle industriali. Invece gli animali da compagnia ne sono tantissimi. Oramai è una tradizione, siamo qui tutti gli anni. Teramo Nostra chiama, noi corriamo perché è una grande abitudine. Pensi che anche gli animali sono abituati, sono sempre gli stessi che portiamo, conoscono la strada tranquillamente, vengono qui, giocano con i bambini, fanno quelle che devono fare e poi se ne vanno a casa. Ma lei forse non sa che Sant'Antonio era il più grande competitore dei veterinari, che quando si arrivava in stalla e c'era qualche mia che stava male e la cura era troppo costosa, l'allevatore sempre così finiva: ci pensa Sant'Antonio. Per cui il voleva può andare, che qua ci pensa Sant'Antonio.